E proprio per parlare dell'emergenza smog nelle nostre città abbiamo invitato in studio Angelo Bonelli dei Verdi. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie dell'invito. Ecco, voi avete organizzato un flash mob a Montecitorio proprio per questa emergenza. Per voi specificate, non è solo la mancanza delle piogge a causare l'emergenza smog. Che cos'è allora? Sì, se fosse il problema della pioggia, sarebbe, diciamo, meno grave di quello che è. Un problema strutturale che viene da molto lontano. Noi da anni lo diciamo e lo dicevamo. Siamo stati attaccati, devo dire, di essere coloro i quali, insomma, bloccavano tutto, vedevamo tutto nero, e purtroppo i fatti ci stanno dando ragione. Dico purtroppo perché non vorremmo mai aver avuto ragione. Prima sentivo l'Istat, è vero quello che dice l'Istat, infatti l'Istat è l'Istituto Superiore di Nazionale di Statistica, però l'Agenzia Europea per l'Ambiente e gli studi epidemiologici indicano purtroppo che l'Italia è leader in Europa per i decessi da smog, e purtroppo i soggetti più deboli sono in particolar modo i bambini e gli anziani per quanto riguarda le polveri sottili e di ossidi di azoto. E oggi noi abbiamo presentato delle proposte strutturali, perché in queste settimane si parla solo di emergenza, e noi abbiamo invece una necessità forte di programmare interventi strutturali che sembrerebbero semplici detti, ma sono importanti da realizzare. Il trasporto pubblico è un elemento fondamentale. L'Italia, per esempio, rispetto all'offerta europea è indietro del 30-35%, e abbiamo presentato una serie di proposte, ad esempio quella di realizzare 1000 treni per i pendolari in Italia, che purtroppo sono costretti a utilizzare l'auto o treni assolutamente inaccettabili. Il trasporto pubblico in Italia che ha subito dei tagli indecenti, pensiamo a Roma, la situazione drammatica di Roma, la Roma Lido, o la Circumvesuviana che ha visto un taglio del 50%. Insomma, tutta una serie di proposte che dovrebbero essere fatte. Noi siamo molto preoccupati dell'iniziativa di domani del Ministro, perché se io fossi stato Ministro della Repubblica e Ministro dell'Ambiente avrei convocato sì i sindaci, i presidenti di regione, ma a quel tavolo avrei chiesto che ci fosse anche il ministro dei trasporti, il ministro dell'economia, il ministro dello sviluppo economico, perché solo attraverso decisioni di politica economica, trasporti, noi possiamo guardare lontano ed essere un po' più europei. Me lo lasci dire, io vedo un po' una imbarazzante inadeguatezza da parte del ministro dell'ambiente, e sollecitiamo che il presidente del Consiglio Renzi, che è persona, devo dire, attenta e abbastanza scaltra da questo punto di vista, individui ad esempio nella sua stessa maggioranza una figura che abbia cultura politica ma anche mastichi un po' di ambiente. Dunque non vi aspettate molto da questo tavolo di domani? No, non è che non ci aspettiamo molto, è che purtroppo non vediamo ancora ad oggi, e vorremmo essere smentiti, che l'ambiente è una priorità nelle scelte di politica economica non solo di questo governo ma anche del passato. Le do un dato sempre dell'Agenzia Europea per l'Ambiente: i danni dell'inquinamento dal punto di vista economico ogni anno costano all'economia italiana 47 miliardi di euro. Sarebbe più conveniente fare prevenzione, investire sul trasporto ferroviario, vie ciclabili, rottamare ad esempio il motore a scoppio a favore delle auto elettriche, fare un grande piano di rimboschimento nelle città. Non è una sciocchezza questa, perché i boschi nelle città possono essere, servono ad esempio a ridurre fortemente l'inquinamento. Insomma, si tratterebbe di cambiare pagina, cioè l'ambiente non è un qualcosa così che viene dopo il dibattito penoso, le polemiche politiche penose, è un qualcosa di prioritario che fa bene alla salute e anche all'economia, e dà anche molti posti di lavoro. Esatto, lei ha fatto appunto in apertura di questa intervista una serie di proposte che però richiedono fondi. Dove li troviamo questi fondi? Ma infatti non è un caso che diciamo, e sostengo, che la riunione di domani rischia di essere un'inutile passerella in assenza della presenza del Ministro dell'Economia, del Ministro dei Trasporti e del Ministro dello Sviluppo Economico. Si tratta di fare delle scelte, rinunciare magari a qualche grande opera infrastrutturale. Si torna a parlare del ponte sullo Stretto di Messina. Ecco, la cifra solo di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, 8 miliardi di euro, servirebbe a dare una prospettiva di radicale cambiamento del trasporto pubblico nel nostro paese e rendere la vita di milioni di pendolari ogni giorno più civile, per essere trattati come esseri umani. Io che sono una persona che usa tutti i giorni i mezzi pubblici, le posso dire che come sono trattati i pendolari e coloro i quali utilizzano il trasporto pubblico a Roma non è assolutamente civile, è assolutamente invece incivile. Questo francamente dobbiamo cambiare. Ecco, le faccio un esempio di una proposta, quindi quei soldi, cioè, se si vuole i soldi si trovano, anche perché non è vero
che investire sull'ambiente non rilancerebbe l'economia. Lo sta facendo la Germania, lo stanno facendo tanti altri paesi d'Europa. La Cina, pensiamo a tanti paesi che comunque inquinano, no? Viene in mente anche la Cina. Ecco, oltre al suo partito, anche Grillo, ad esempio, del suo blog, si è scagliato contro l'assenza di provvedimenti da parte del governo, e Renzi però bolla queste come strumentalizzazioni, dice appunto che quella del Movimento 5 Stelle è solo demagogia. Come giudica? Devo dire, a me non è piaciuta molto la presa di posizione di Grillo, perché tirare fuori questi dati per accusare questo governo di essere responsabile di questi morti non ci sta. Voglio essere onesto dal punto di vista intellettuale, pensare che questo governo sia il responsabile di tutto quello che è accaduto, di ritardi cronici che vengono da lontano, non è assolutamente corretto. E vedo che non riguarda solo Grillo in generale, ma riguarda anche Salvini, di persone che parlano a sproposito, facendo affermazioni fuori luogo, i blocchi del traffico non servono, che ci sono in realtà soggetti politici che usano l'ambiente solo come strumento di lotta politica. Noi pensiamo che invece la politica dovrebbe essere utilizzata per fare bene le politiche ambientali e migliorare la qualità della vita dei cittadini. E penso che in questo momento dovremmo essere tutti uniti, perché vede, quando adesso usciamo da Napoli a Palermo a Milano, quando respiriamo, i nostri polmoni respirano quegli inquinanti. I polmoni di chi respirano non sono né di destra, né di sinistra, nemmeno leghisti. Sono polmoni di cittadini italiani che reclamano il diritto alla vita, e noi riteniamo che questa battaglia contro lo smog sia una battaglia etica e morale forte, che deve unire tutta la politica e lasciare le polemiche. Le polemiche servono quando c'è qualcuno che non fa niente, e in questo caso noi, ecco perché oggi abbiamo fatto una conferenza stampa in cui abbiamo centrato la nostra iniziativa sulle proposte. E senta, secondo lei questi strumenti usati dalle amministrazioni municipali, delle amministrazioni delle città, le targhe alterne, il blocco del traffico servono effettivamente? Sono utili? Sono provvedimenti emergenziali, le targhe alterne non servono assolutamente a nulla, i blocchi del traffico servono, ma non servono un giorno, servirebbero per giorni di seguito, infatti i dati dimostrano questo, però va detto anche con molta chiarezza che i sindaci non possono essere lasciati soli. Pensare che la responsabilità di quello che sta accadendo sia dei sindaci è un grande errore, oltre che essere ingiusto. Le politiche strutturali di cui ha bisogno questo paese devono vedere il governo in prima linea a dire un grande piano straordinario per la mobilità sostenibile, una nuova politica energetica che abbandoni gli idrocarburi a favore delle energie rinnovabili, e tutta una serie di proposte insieme. E ritorno a dire quello che ho detto prima, domani si rischia di perdere una grande occasione. Io vorrei vedere il ministro dell'economia occuparsi di ambiente, il ministro dei trasporti di parlare di ferrovie, piste ciclabili, vie ciclabili, lo sviluppo economico idem, e anche il ministro dell'ambiente. E purtroppo così non è. Speriamo che capiscano. Ecco, ci viene da pensare, appunto, a dicembre si è chiusa la conferenza sul clima di Parigi, sembrava aver dato grandi risultati, almeno l'attenzione sull'ambiente finalmente della politica internazionale, oltre che di quella italiana, resterà lettera morta secondo lei? Politica internazionale sì, quella italiana un po' meno, perché diciamo che c'è un brutto vizio in Italia di, come dire, farsi rapire dal pettegolezzo, dalla polemica che non serve assolutamente a nulla. L'Italia ha bisogno di cominciare a pensare che il tema dei cambiamenti climatici è un elemento prioritario, come è strettamente legato all'emergenza dello smog. Se nel nord Italia, in Trentino come in altri paesi, non c'è la neve in questo momento e c'è anche una crisi economica di realtà turistica, in questo senso dovremmo pensare che la neve non è che non c'è perché chissà perché, non c'è perché ci sono cambiamenti climatici in corso che necessitano di politiche di medio e lungo termine, e noi dobbiamo metterle in campo. Una tra tutte è un piano energetico che abbandoni definitivamente l'uso degli idrocarburi. Io insisto a dire che il motore a scoppio è un qualcosa che appartiene ai secoli scorsi e dovremmo cominciare a consegnarlo al museo. La scienza, la tecnologia ci ha messo a disposizione la possibilità di motori, la politica deve motori innovativi e puliti, pensiamo all'auto elettrica, la politica dovrebbe intervenire come Obama ha fatto negli Stati Uniti d'America con Marchionne, che quando salvò la Chrysler gli disse ok, adesso produciamo 1 milione di auto elettriche. Ecco, io penso che la politica sia in grande ritardo, e come il settore automobilistico nel nostro paese, molte cose devono essere fatte, la grande sfida è legata anche all'innovazione tecnologica. Ok, quindi cerchiamo i fatti e non più soltanto le parole. Sì, basta polemiche, abbiamo basta bisogno polemiche. Per pensare ai bambini che nasceranno domani, di
fare molto, di muoverci e di essere tutti uniti. Bene, grazie Angelo Bonelli dei Verdi di essere grazie stato a Rai News 24.